Uè, ragazzi e bentornati! Oggi finalmente la Epic ci ha spoilerato qualcosina sulla Season 9. Andiamo a scoprire tutti i dettagli insieme. Prima di cominciare col video, raga, vi invito a supportarmi nuovamente come creatore, in quanto il vostro codice creatore si aggiorna ogni tot tempo, ogni 14 giorni precisamente. Voi non dovrete far altro che inserire nuovamente Kino TV, se qualora voleste supportarmi. Grazie mille per l'attenzione. Passiamo al video vero e proprio. Allora, innanzitutto la Epic è uscita ieri sera con queste patch notes, ieri sera rispetto a quando guarderete il video, quindi sì, ieri sera. Nella versione 8.50 abbiamo apportato alcune modifiche alla parte finale di Montespago. Abbiamo tenuto sotto stretta osservazione le discussioni relative a questi cambiamenti. Comprendiamo sicuramente la necessità che giocatori di fascia medio-alta, anzi di fascia finale diciamo, hanno sicuramente bisogno di materiali di crafting di fascia più alta e soprattutto di più stravantaggi leggendari e epici. Bene, già premette bene queste patch notes, mi piacciono tantissimo, era un piccolo preavviso ma ci sono tantissime novità. Andiamo a scoprire tutto quello che ci hanno spoilerato. Divideremo gli aggiornamenti per tre, come hanno fatto loro, semplicemente. Uno relativo a Montespago, uno alle allerte delle missioni e uno riguardante le missioni settimanali, che è un'introduzione nuova, ne parleremo alla fine del video. Siamo a Montespago, stiamo attualmente valutando la distribuzione di XP rispetto a perk e ai materiali di evoluzione per determinare se è necessaria una modifica maggiore ai punti progetti o punti superstiti o punti eroi. A breve termine stiamo aumentando la frequenza di tutti i premi nelle missioni di Montespago, in zona finale, con l'eccezione dei premi appunto più eroi, più superstiti. Persi tipi progetti, per consentire a questi altri tipi di ricompensa di apparire più spesso. Questo messaggio significa che aumenteranno il ciclo di missioni per quanto riguarda stravantaggi, gocce di pioggia, fulmini in bottiglia, cioè ne avremo, si spera, molte di più rispetto a quelle che abbiamo adesso. E avremo anche una riorganizzazione di Montespago. Le missioni di Montespago seguiranno ora un percorso più lineare che offre una maggiore leggibilità rispetto alla struttura esistente grafico a torta. Quindi non avremo più la mappa estesa come fosse una mega torta a Montespago, ma sarà più facile individuare le varie missioni. Quindi questo piccolo aggiornamento che abbiamo tenuto in queste settimane con questa mappa di Montespago un po' dispersiva, diciamo che andrà ad essere leggermente migliorata. Vedremo. Stiamo aggiungendo più missioni in ciascuna regione di Montespago, che introdurranno più varietà di missioni e più scelte di ricompensa. Abbiamo ridotto il ridimensionamento della salute ambientale in Montespago, sempre in zona finale, per non superare il ridimensionamento dei danni da piccone. Questo vuol dire che hanno scalato sempre la vita e il danno del piccone in zona finale di Montespago, perché prima, se ci avevate fatto caso, era impossibile per noi, anche a livelli alti, spaccare le rocce, spaccare qualsiasi cosa che trovavamo, anche una semplice macchina, risultava molto molto difficile. Ecco, hanno fatto il ridimensionamento di queste statistiche, appunto. Andremo a vedere in quale caso, se dovremo essere noi ad aumentare il nostro livello ricerca oppure semplicemente hanno abbassato la vita degli oggetti. Non sono stati molto chiari a riguardo, come leggete. La salute degli oggetti dell'ambiente fragile ha continuato a ridimensionarsi in Montespago in fascia alta. Questo ha comportato che i giocatori dovessero dedicare più tempo per i materiali, appunto, per farmare. Abbiamo ridotto la quantità di ridimensionamento introdotta in queste nuove missioni in modo che la raccolta si senta meglio in queste zone di fascia alta. Avremo modo di farmare meglio, a quanto pare, si spera in bene, perché finora è sempre stato una tragedia a livelli alti. Cioè, io mi riferisco alle missioni alte, quelle nuove che hanno messo con queste ultime patch. Veramente, veramente ottimo. Continuiamo con le notizie, che sono veramente, veramente tantissime. Abbiamo un grandissimo cambiamento sulle allerte, raga. Loro hanno scritto 4 righe per spiegare bene il concetto, io ve lo riassumo con le mie parole per quello che ho capito. Allora, per quanto ho capito, adesso noi in questo momento abbiamo tipo 10 allerte disponibili per i biglietti, abbiamo tipo 3 allerte per i V-Buck, comprende quella dei mitici. Ecco, dalla patch 9.0 non sarà più così, potremo fare tutte le allerte di tutte le mappe da Montespago a Pietralegno. Ciò vuol dire che qua vedrò un'allerta, qua vedrò un'allerta, qua vedrò un'allerta, magari qui no, però qui ne vedo un'altra. Posso farle tutte senza limite di consumare
tutte le mie allerte. Ciò vuol dire che quando uscirà un superstite mitico, io non avrò il timore di non avere l'allerta in tempo perché la missione non è disponibile. No, avrò il tempo di fare tutte quante le allerte. Appunto, qua specificano da Montespago a Pietralegno. Anche se sei un giocatore di Montespago, potrai fare tutte le allerte di Pietralegno fino a Montespago. Le missioni si aggiorneranno giornalmente, dicono. Mi sembra di capire da queste patch notes. E non più a cicli di ogni 5 ore e mezza barra 6. Quindi, quando noi completeremo un'allerta, semplicemente questa allerta non sparirà come fa finora, ma vedremo un segno di spunta accanto appunto all'allerta. Ecco, io magari in fase di editing riesco a fare qualcosa, a mettervi una segna di spunta, più o meno apparirà così, diciamo. Che dite, può bastare? Tutte le allerte verranno appunto ripristinate il giorno successivo alla mezzanotte UTC. Quindi alla mezzanotte tutti gli avvisi di tutte le allerte ci verranno tutte quante ripristinate, in modo da cominciare un nuovo giorno con tutte le nuove allerte disponibili. Quindi questo è un grande passo per Fortnite, raga. Potremmo spammare tutti i V-Bucks che ci compaiono nella mappa, potremmo farmarne un casino. Quindi state pronti perché diventeremo ricchi ragazzi. Eccoci alla novità, raga. Stiamo introducendo un nuovo tipo di missione, le missioni settimanali. Lo scopo delle missioni settimanali è quello di darti una piccola ricompensa settimanale per fare progressi verso obiettivi che già stai facendo. Quindi, facendo già le missioni che già sto facendo, sotto ci spiegano che facendo le allerte ci sarà un incarico che appunto ci chiederà di completare 10 allerte per stimolarci appunto a considerare di più le allerte, visto che ora le hanno boostate, possiamo farne quante ne vogliamo, come dicevo prima. Introdurranno appunto come primo incarico quello di completare 10 allerte. Sarà da vedere la ricompensa, perché è basata sul nostro livello, quindi ognuno avrà ricompense diverse a quanto pare, e vedremo, sono davvero curioso. Questa prima quest settimanale verrà aggiunta al tuo registro delle missioni la prima volta che raccoglierai il premio di accesso giornaliero dopo aver scaricato la patch 9.0. quindi se noi la scarichiamo giovedì mattina, la patch 9.0, giovedì sera, venerdì mattina, dipende quando noi entreremo a giocare, avremo i nuovi incarichi. Infine, nella versione 9.10 ci regaleranno a tutti un bottino del troll leggendario, per scusarsi appunto per quei giorni di inattività che il gioco non è stato possibile giocarci, ci sono stati molti problemi, molte persone appunto non riuscivano a entrare. Che dire, io sono molto molto curioso della season 9. Vi ricordo che oltre a tutte queste patch notes ci sarà anche il discorso dello scudo antitempesta. Non hanno accennato nulla perché appunto non volevano spoilerare. Mi raccomando, siamo molto attenti alla nuova season. Io sono straeccitato, raga, non vedo l'ora. Voi?